ragazzi, oggi vi parlerò del barocco. Il barocco è uno stile che si sviluppa nel XVII secolo e il suo obiettivo principale era meravigliare. L'architetto barocco, per stupire, ricorreva alle decorazioni e alla fantasia. Piazze e strade erano pensati proprio come degli spazi teatrali. I palazzi, con le loro facciate intrinseche e decorazioni, erano come delle quinte scenografiche e tutto, con tanti scalinati monumenti, erano disposti in modo da meravigliare. In pratica, l'effetto che un'opera barocca deve suscitare è sempre la meraviglia. Si doveva restare a bocca aperta, chiedendosi come fosse possibile realizzare una cosa del genere, proprio come a teatro. Lo stile barocco è la quinta teatrale per eccellenza, che fa da cornice alla vita del tempo. In questo periodo l'arte era caratterizzata da forme curve, come ad esempio le ali degli angeli, la sfera, la nuvola, il sole di piume, il vento, il ramo di palma e anche le bolle di sapone. Così gli artisti scelgono di parlare per simboli. Il simbolo è adatto a rappresentare fenomeni sfuggenti, anche lui lo è, infatti ci fa intuire senza raccontare. Come ad esempio le bolle di sapone, che trasmettono una piacevole sensazione di bellezza ma anche di fragilità. Il merito della diffusione del barocco nel mondo va anche per i finanti e gli ordini religiosi cattolici, che portarono questo stile in Spagna, il secolo d'oro. Il Seicento spagnolo è un periodo di rinascita per le arti e la letteratura, tanto da essere chiamato il Siglo d'Oro. Tra gli artisti spicca la figura di Diego Velázquez, diventato pittore del re Filippo IV di Spagna. Una delle opere caratteristiche è il ritratto di Papa Innocenzo X, dipinto da Diego Velázquez nel 1650. È realizzato principalmente con i colori bianco e viola, distanziandosi però dalle tinte del capolavoro di Velázquez. Mostra con evidenza il volto ruvido e brutto di Innocenzo X, mentre si tiene saldamente ai bersagli del suo trono con lo sguardo attento e annuncio. Lo sfondo, a differenza dell'opera di Velázquez, è formato da un colore nero che fa risaltare la figura del Papa. Un'altra importante opera è il dipinto della Smenina. Il titolo del quadro, dalla parola portoghese menina, significa damigelle d'onore. In realtà, questo ritratto rappresenta la famiglia del re di Spagna, Filippo IV, e di alcune persone a loro più vicine, tra cui lo stesso Velázquez. Partendo da sinistra, in primo piano, abbiamo innanzitutto il pittore. Proseguendo poi troviamo l'infanta Margherita, figlia dei sovrani di Spagna, circondata da due damigelle d'onore, Maria Augustina, a sinistra, e Isabel de Velasco, sulla destra. Seguono poi due nani, con un cane accovacciato ai loro piedi. In secondo piano, sulla destra, sono ritratti Donna Marcela de Goya, addetta al servizio delle dame di corte, e Don Diego Ruiz de Ascona, funzionario addetto all'accompagnamento delle donne di corte. Nel vano della porta appare poi Don Jose Inigo, maresciallo di palazzo. Infine, nello stesso posto sulla parete, si vedono i sovrani di Spagna, Filippo IV e sua moglie Maria Antonietta. Il quadro è caratterizzato dal ribaltamento dei busti di città. E come se fossero i sovrani a realizzare il quadro e non viceversa. Ciò appunto ci dà la sensazione che sono loro i reali spettatori dell'immagine. Le XVII siècle, en Espagne, è un periodo de gloire artistique. Ces grands artistes et ces grands écrivains sont connus dans toute l'Europe. La monarchie espagnole est très puissante. Elle possède des terres en Amérique. Ce siècle est surnommé le siècle d'or. Velázquez è il più gran maestro della pittura spagnola del secolo d'oro. È 1623 il suo possede Filippo Le Quatrième, le roi di Spagna. Il legge contando 7 euro e il nome Velázquez sempre di roi. L'art baroque peut frapper les gens, les surprendre. Les œuvres sont des grands tailles, leurs formes sont compliquées. De nouvelles couleurs et de nouveaux matériaux sont utilisés. Les artistes choisissent des sujets dramatiques qui vont toucher l'émotion du spectateur. La baroque apparaît en première dans l'architecture. L'église catholique et les grandes familles italiennes commandent des palais, des églises et des fontaines. Ce nouvel art triomphe dans la ville aux yeux de tous.
de tous. Les huiles de savon ont toujours fasciné, et c'est depuis longtemps. Elles ont longtemps inspiré de peintres, qu'ils soient du XVIIe siècle. Comme dans l'œuvre de Pierre Mignard, Mademoiselle de Tours. Donc il y a Louis-Marie de Bourbon, fille légitime de Louis le XIV, qui joue avec le beurre de savon. Bene ragazzi, ora tocca a voi. Come abbiamo già detto, gonfiare, truccare, travestire, trasformare e anche recitare erano cose che piacevano moltissimo nell'epoca barocca. Ecco perché dentro i castelli c'erano questi teatrini. Travestirsi, interpretare diversi personaggi e mettersi anche i vestiti che li ricordavano, un po' come a carnevale, era una passione. Naturalmente c'erano i personaggi di quel periodo, ad esempio re, le regine, cavalieri e dame, pastori e pastorelle, maghe buone e cattive e tanti altri. Se volete diventare uno di questi personaggi, quali scegliereste? E quali oggetti tra corona, parrucca, mantello chiaro e scuro o vestito povero e spada vi sareste? Lasciate spazio alla vostra fantasia e riflettete su quanto abbiamo detto.